Una sfida di modernità per il liceo Gaetano De Bottis di Torre del Greco, che a partire dal prossimo anno introdurrà l'indirizzo archeologico e l'indirizzo di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Qual è l'offerta formativa dell'anno 2021-2022? Il nostro liceo rappresenta sul territorio un grande punto di riferimento culturale e questo ci obbliga e ci fa sentire responsabili di dare un'offerta formativa sempre attenta a quelle che sono le richieste dei giovani. Abbiamo introdotto in via sperimentale, ma adesso possiamo dire ormai consolidato perché al terzo anno, il percorso di curvatura di biomedica, dove in questi tre anni abbiamo avuto una grande risposta del territorio. Abbiamo quest'anno istituito due corsi di indirizzo biomedico e abbiamo instaurato anche protocolli d'intesa con l'Università Vanvitelli, con il Dipartimento di Medicina e Precisione. C'è stato un grande entusiasmo da parte delle famiglie rispetto a questo indirizzo. Per l'anno prossimo il Dipartimento di Storia dell'Arte, e grazie all'entusiasmo, all'impegno dei docenti di storia dell'arte, si è pensato di introdurre due nuove curvature, una curvatura per il liceo classico tradizionale con appunto questa curvatura archeologica e per il liceo linguistico una curvatura a tutela dei beni culturali. Illustrata dalla dirigente, vista anche le difficoltà dovute alla pandemia, la modalità del prossimo Open Day, che quest'anno sarà digitale. Appuntamento per sabato 16 e domenica 17 gennaio sul sito del liceo. Rappresenta una nuova sfida per il liceo, una sfida che il liceo non può fermarsi a quello che erano gli indirizzi tradizionali, una sfida di modernità e di linguaggi nuovi che riusciremo insomma in parte anche a soddisfare le richieste del territorio. Abbiamo intercettato una tendenza abbastanza nuova che si sta vedendo in Italia. In alcune regioni, in Toscana, in Lazio, abbiamo notizie di licei classici ad indirizzo archeologico. Abbiamo preso spunto da questa tendenza che mette in collegamento due discipline sorelle, cioè l'archeologia e gli studi classici in generale, ma abbiamo pensato però di estendere questa offerta ad un piano più ampio, diciamo dare una curvatura appunto più ampia a questo interesse, e ci siamo rivolti verso i beni culturali in generale. È necessario che i giovani comprendano che i beni culturali sono una piattaforma, uno strumento di lancio anche lavorativo e di impiego. Un percorso quinquennale che partirà già dal biennio con 2 ore settimanali. Per quanto riguarda il triennio, avere anticipato lo studio della storia dell'arte significa poter aprire questa disciplina ad apporti nuovi che vengono dal mondo proprio della tutela e della valorizzazione. Quindi museografia, iconografia, restauro, scavo archeologico sono tutte diciamo, possibilità di approfondimento che si danno ai ragazzi attraverso questo sviluppo quinquennale della disciplina. L'offerta formativa tra l'altro prevede che una delle 2 ore aggiuntive sarà svolta in compresenza con la docente madrelingua, questo sia per l'indirizzo classico che per quello linguistico. Ovviamente anche questa rappresenta una sfida per quanto riguarda l'indirizzo linguistico, perché la valorizzazione passa anche attraverso le lingue ovviamente, e per quanto riguarda il classico perché c'è la possibilità di utilizzare la metodologia CLIL e l'apporto del docente madrelingua per un potenziamento anche delle competenze tecniche, dei linguaggi tecnici in lingua straniera.